Si è svolta questa mattina a Villa Romanazzi Carducci, Fantastica Adolescenza, una manifestazione interamente dedicata a bambini e ragazzi, il nostro servizio. Il 20 novembre del 1989 fu approvata dalle Nazioni Unite la Convenzione internazionale sui diritti dei minori. Oggi, a 24 anni di distanza, i ragazzi di Bari si sono riuniti a Villa Romanazzi Carducci per la Giornata Mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, organizzata dall'assessorato al welfare del Comune di Bari, dall'Ufficio regionale del Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con il coordinamento della cooperativa sociale Progetto Città. La manifestazione Fantastica Adolescenza ha visto alternarsi personalità istituzionali, nazionali e internazionali, formazione ed educazione attraverso la cultura e la letteratura al centro della giornata. In occasione del 70° anniversario della prima pubblicazione del Piccolo Principe è intervenuto il professor Clément Lévy, che ha parlato dell'importanza del romanzo nel percorso di vita di ciascuno. Il messaggio del Piccolo Principe è che le cose non si vedono bene con gli occhi, si devono vedere col cuore. Questo messaggio sentimentale fa piacere a tutti perché i bambini devono crescere con questa fiducia nel potere dell'amore, e questo è il messaggio del libro. Quindi, parlando di questo libro in questo convegno, ho voluto accentuare il fatto che anche in queste vecchie letture troviamo modi di far partecipare adolescenti a una riflessione su se stessi. Il Consiglio regionale per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ha approvato oggi all'unanimità un ordine del giorno che impegna la Giunta regionale a dare piena attuazione ai principi della Convenzione ONU del 20 novembre 1989 in occasione della Giornata internazionale dell'infanzia. Il welfare deve essere centrale nelle scelte di governo ed in particolare nella prossima manovra finanziaria. Questo è l'appello dell'Aula che ha chiesto investimenti nel settore sanitario per non mettere a rischio l'assistenza pediatrica. In occasione del mese di sensibilizzazione del tumore al polmone, la Walls Onlus ha pensato di regalare un sorriso alle donne affette da patologia oncologica, regalando loro un laboratorio di make-up con l'estetista Lee Rader. A Bari 8 donne hanno partecipato all'iniziativa a cui ha aderito l'Istituto dei Tumori Giovanni Paolo II. Sentiamo l'intervista al dottor Domenico Galletta. Quarto anno di un'iniziativa che cerca di regalare, di strappare un sorriso alle donne affette da tumore. È il quarto anno in cui questo istituto si fregia ed è contento di non parlare di oncologia in senso stretto, ma di spostare queste pazienti da un momento da quello che è la loro quotidianità con l'emocromo, con i globuli bianchi, eccetera, a un guardare un attimo a se stessi con il desiderio e il piacere di migliorare anche l'aspetto estetico, che purtroppo molto spesso i nuovi farmaci o i vecchi farmaci cambiano, nel senso di danni sulla pelle, di caduta di capelli, per cui c'è anche un cambiamento fisico che è grave, quanto grave la malattia, per cui le persone non si accettano. E VALCE, Women Against Lung Cancer in Europe, che è un'associazione di cui io sono il referente per la Puglia, e offre all'Istituto Oncologico di Bari per il quarto anno consecutivo la possibilità di far venire un'estetista specializzata in problematiche mediche, per cui queste persone, purtroppo numericamente limitate perché noi vogliamo estenderla ancora di più l'iniziativa, queste persone vivono, queste donne, un momento, sono delle ore in cui stanno assieme, condividono un'esperienza piacevole che è quella di guardare, truccarsi e sistemare il proprio corpo per accettarsi prima che farsi accettare dagli altri. Ancora un motivo di orgoglio per la nostra università, la migliore inventrice italiana del 2013 è Luisa Torsi, docente di chimica analitica e presidente del corso di laurea in scienze dei materiali presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Un riconoscimento prestigioso conferitole dall'Associazione Italiana Donne Inventrici ed Innovatrici per i suoi studi su dispositivi bioelettronici usati per il rilevamento di interazioni tra biomolecole. Ed ora un'informazione di servizio. La ASL di Bari comunica che c'è stato un errore nel sistema informatico che governa il CUP e molti pazienti hanno ricevuto doppia richiesta di pagamento delle penali per prestazioni non effettuate e non disdette riferite al periodo agosto-dicembre 2012. L'ASL si scusa per il disagio e assicura che bisogna pagarne solo una.
Passiamo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Cielo poco nuvoloso, temperature comprese tra 12 e 17 gradi, venti moderati, mare poco mosso. In chiusura vi ricordo come di consueto i nostri indirizzi internet www.televari.it, radiobari.net, info@elsegnodizorro.it. In coda al nostro telegiornale andrà in onda il servizio dedicato al premio iTwin 2013 tenutosi all'Università di Roma alla Sapienza lo scorso 18 novembre. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata. Siamo alla Sapienza di Roma, si è appena tenuta la premiazione dell'associazione iTwin, associazione donne italiane inventrici e innovatrici, e tra le prime premiate, cioè in testa al podio, ci sono due baresi doc che vi presento subito. Abbiamo Claudia Scattolini, fragrance designer, tra l'altro è farmacista ma ha studiato anche alla scuola della Maison Guerlain, la scuola di Parigi, di Versailles, e poi abbiamo la professoressa di chimica dell'Università di Bari, la dottoressa Luisa Torsi, premiata come inventrice, mentre Claudia Scattolini è stata premiata proprio come donna eccezionalmente creativa. Allora, il premio donna eccezionalmente creativa lo dobbiamo anche a questo lavoro così particolare. Sì, io ho inventato in questo mondo che ormai ci dà tutto, in cui si è inventato tutto, c'è ancora qualcosa da inventare e noi ne siamo l'esempio, la professione del fragrance designer, che è il disegnatore di fragranze, perché ogni luogo, in particolare qui parliamo di arredamento olfattivo, ogni luogo può essere interpretato dalla sua fragranza e lo studio della fragranza giusta per il luogo giusto è fondamentale. Quindi la mia innovazione è stata non solo la creazione delle fragranze giuste per gli ambienti studiati ad hoc, ma il Fragrance Designer Diffuser, che è un diffusore di fragranze che, con delle caratteristiche particolari, che, uniche, che serve appunto per diffondere la fragranza. Premio inventrice invece alla professoressa Luisa Torsi dell'Università di Bari. Lei ha creato dei particolari biosensori. Di cosa si tratta? Si tratta di dispositivi che sono dei dispositivi elettronici a tutti gli effetti, integrano dei recettori biologici e sono implementati su carta o su plastica e sono fatti con una tecnologia a basso costo, per cui sono dei dispositivi tipo strip test di gravidanza, usa e getta, ma essendo elettronici forniscono un responso estremamente accurato e sensibile, per cui i dati che si ottengono non sono dati diciamo on off, sono incinta, non sono incinta, sono a rischio di una malattia o non sono a rischio di una determinata malattia, ma forniscono un dato che è quantitativo e quindi paragonabile a quello che si ottiene da un'analisi di laboratorio molto più costosa e quindi potrebbero modificare proprio il nostro approccio alla diagnostica precoce di numerosissime malattie.